stare qui con noi a fare sentire la sua voce. È sorella di un politico importante che poi lei stessa ci dirà chi è. E comunque vi presento Diletta, una sedicenne crotonese, anche lei arrabbiata. Che non si dica che i ragazzi crotonesi non hanno delle idee, non capiscono niente di politica, che non si dica questo, perché noi abbiamo dei bravissimi ragazzi. E qua ho Diletta. Brava. Buonasera, sono una comune ragazza di 16 anni di Crotone e ogni giorno osservo con rammarico la mia città sprofondare in un baratro sempre più profondo, la povertà. E allora mi sono chiesta come sia possibile che la nostra città, colonia della Magna Grecia, luogo di nascita della scuola pitagorica, con un patrimonio storico e culturale così immenso, possa essere povera. Così ho cercato di vedere Crotone con occhi diversi, ho smesso per un attimo di vedere la triste realtà che ci circonda e ho immaginato una città diversa. Immaginate anche voi una Crotone totalmente diversa, pulita, bella, verde. Provate a pensare alla nostra città piena di parchi, curati, puliti, pieni di bambini che giocano felicemente. Immaginate le strade pulite e sgombre dalla spazzatura e i bidoni della raccolta differenziata sparsi per tutti i quartieri della città. Oppure immaginate il nostro bellissimo mare, invidiato da tutto il mondo, senza piattaforme e senza rifiuti sulla spiaggia. Pensate alle zone archeologiche e ai musei, pieni di turisti e di guide. Immaginate scuole più sicure e tecnologiche e magari anche un'università che possa ospitare gli studenti crotonesi senza che debbano allontanarsi dalla loro famiglia e dalla loro città. Pensate anche ad un aeroporto che funzioni costantemente, a una stazione ferroviaria con autobus ad alta velocità che portino in tutte le zone dell'Italia. Immaginate anche negozi aperti e centri commerciali. Fino a qualche anno fa questo sarebbe stato utopia, ma grazie al Movimento 5 Stelle so che tutto ciò è realizzabile. Io voglio che la mia regione inizi ad interessarsi di più al territorio di Crotone e che la mia città cambi. Io so che il Movimento 5 Stelle significa cambiamento. Concludo con una celebre frase di Gandhi. Sono le azioni che contano. I nostri pensieri, per quanto buoni possano essere, sono false perle, fin tanto che non vengano trasformati in azioni. Sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. È tempo di agire e di cambiare la nostra città. Allora, anche Diletta è stata bravissima e adesso ci rimangono due mamme che sono tutte e due emozionate e dico vai tu, no vai tu, no vai tu.